In occasione di un vernissaggio molto importante di livello internazionale incontriamo il dottor Maurizio Mancianti, che è stato promotore pochi giorni fa di un convegno che si è tenuto nell'auditorium della Camera di Commercio di Firenze. Allora, è un convegno sul Made in Italy e in particolare su una nicchia del Made in Italy, il lusso, che però incide molto, incide poco in termini percentuali, ma in realtà incide molto in termini di fatturato e di PIL. E in particolare abbiamo, con l'amico Marco Gianni, professionista, due professionisti insieme, abbiamo messo in piedi questa iniziativa e abbiamo coinvolto ovviamente la Camera di Commercio, che ha messo a disposizione l'auditorio, Confindustria Firenze, che ha sponsorizzato, sostenuto e ci ha aiutato nell'impresa. Poi ho coinvolto ovviamente le associazioni italo-americane, anche perché questo evento è rivolto principalmente al mercato americano, al lusso mercato americano, e quindi ho coinvolto sia We the Italians, il network che è collegato con la NIAF e con gli italoamericani in Italia e all'estero e negli Stati Uniti, e anche e soprattutto Toscana USA, l'associazione di cui insieme ad Andrea Davis sono presidente e che è sempre attiva anche sul piano economico per i rapporti fra Toscana e Stati Uniti. Qui il discorso era un po' più ampio perché abbiamo avuto il coinvolgimento di grandi personaggi come Daniel Langer, che è uno dei cinque opinionisti mondiali del lusso, considerato ormai uno dei top 5 del lusso al mondo, che addirittura si è collegato da Tokyo, perché era a Tokyo, nemmeno negli Stati Uniti, e abbiamo avuto Andrea Gumina, che è advisor del ministro Urso per il MISE, quindi per le politiche del Made in Italy, abbiamo avuto un grande economista che è Fabio Verna e abbiamo avuto anche il responsabile della Banca d'Italia del credito e dello sviluppo, il dottor Patuelli, ma soprattutto abbiamo avuto ambasciatrice dell'evento un mito come Anna Fendi, che ha incantato la platea raccontando la sua storia in pillole, e soprattutto abbiamo avuto la lettera, che non era soltanto due righe di circostanza, ma la lettera del ministro Tajani, del ministro degli affari esteri, che proprio ha delineato quello che il governo sta facendo in questo momento proprio per il sostegno del Made in Italy nel mondo e in particolare negli Stati Uniti. Grazie al dottor Mancianti, la linea ora passa alla regia per le interviste raccolte dal dottor Jacopo Chiosti nel corso della manifestazione. Allora, siamo con Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, organizzatore insieme alla Confindustria di questo convegno, The Italian Mind. Vogliamo parlare anche con lui di nostro esport Made in Italy, che in questo momento è artefice del rimbalzo, si può dire? Sì, guardi, il focus di questo convegno è proprio il Made in Italy, il grande ambasciatore d'Italia all'estero e direi anche il grande protagonista di questa ripartenza bruciante dopo il calo verticale del Covid. La ripartenza è stata alimentata soprattutto dall'export, in Toscana bruciante nel 2021, nel 2022, ancora nei primi sei mesi dell'anno corrente l'export è in progressione di quasi il 10%, anche se in rallentamento perché alcuni mercati come la Germania, gli Stati Uniti e la Cina stanno rallentando, quindi assorbono meno i prodotti italiani, ma devo dire che l'alto di gamma, dalla moda all'agroalimentare di qualità, alla meccanica di precisione, al farmaceutico, all'alto di gamma tipico bandiera del prodotto Made in Italy, ha avuto un successo importante sui mercati internazionali. Io voglio anche ricordare che la nostra regione si caratterizza per questa densità importante di imprese della moda. Ce lo scordiamo spesso, ma il 25% delle imprese della moda è locata in Toscana, 17.000 imprese, 118.000 addetti, quindi la Toscana è veramente una bandiera, un esempio paradigmatico del miglior Made in Italy, che aggiungo è anche una garanzia guardando avanti, cioè l'alto di gamma, il prodotto di grande eccellenza. Noi riteniamo anche in una congiuntura che potrà essere il rallentamento, questo è molto probabile, ecco, però questo posizionamento sull'alto, sul prodotto di qualità è una garanzia anche per il futuro. Allora, siamo con Marco Gianni insieme a Maurizio Mancianti, organizzatore
e ideatore di questo convegno, nato, mi diceva, in occasione di una festa degli auguri l'anno scorso. Nato in un'occasione del primo incontro formale dell'Associazione Toscana USA, alla presenza della ex console generale Ragini Gupta, con la quale abbiamo condiviso delle considerazioni relative a un editoriale del mio partner, che vedremo oggi qui presente, si collega dalla California, tale Daniel Langer, ho considerato una delle cinque massime personalità, le personalità più influenti nel mondo del lusso a livello globale, che aveva appena scritto un report sullo stato del Made in Italy sul mercato americano, nello specifico quel segmento noto come Generazione Z, un report, diciamo così, non esattamente rassicurante. Quindi, diciamo, ho lanciato il messaggio: sul Made in Italy è necessario lavorare, è necessario rinvigorire, ricolorare questa importante categoria, e da qui, insomma, messaggio che è stato ben accolto dalla console e che ci ha invitato a, appunto, approfondire e a condividere con la platea di oggi queste riflessioni, che avranno un taglio molto pratico e speriamo operativo, qualcosa da portare a casa già alla fine giornata. Quanto è il ritardo in questo momento dovuto a questa narrazione insufficiente? Ci si può quantificare? Vabbè, allora, la narrazione insufficiente è proprio questa, la quantificazione dell'elemento immateriale è la più importante, perché è la più difficile da capire, da quantificare, ma una narrazione rispettivamente, proprio qui entriamo, come scritto sul nostro manifesto, quindi dal ben fatto anche al ben narrato, una narrazione deficitaria si calcola, lo esporrò nella mia presentazione, in qualche miliardo di dollari che può venire lasciato sul piatto, piuttosto, e la cosa è che quando viene lasciato sul piatto non è che viene lasciato sul piatto a nessuno, vuol dire che la concorrenza, che lo dobbiamo dire è più avanti di noi sotto questo profilo, se lo prende. Quindi gli impatti economici molto materiali e concreti a livello bilancistico di questa inattenzione di quella che è l'economia dell'immateriale, l'economia intangibile, sono finanziariamente molto rilevanti. Bene, grazie. Allora, siamo con l'avvocato Andrea Davis, presidente della Task America Association, al quale chiediamo anche a lei una previsione su questo convegno, che parleremo di Made in Italy, export, e soprattutto dei ritardi di Made in Italy rispetto alla narrazione, quindi alla capacità di intercettare soprattutto il pubblico giovane. Guarda, io prima di tutto voglio ringraziare il co-presidente di questa associazione, Maurizio Manciante, che è anche con Marco Gianni l'organizzatore di questo evento. Siamo veramente grati a lui e sono contento che la nostra associazione è presente con il patrocinio. È un evento importante perché si parlerà di argomenti concreti che riguardano il Made in Italy. Tutti sanno della creatività italiana, però è necessario anche collegare il tutto in un contesto che inizia dall'inizio dalla protezione del marchio, del copyright su design, brevetto di design, dei modelli, fino alle clausole contrattuali protettivi con importatori, distributori, fino a parlare delle questioni fiscali quando si comincia a crescere la chain e si comincia a avere partecipazioni o si ha bisogno di società controllate per fare il marketing, eccetera, e ci sono tutte le questioni fiscali relative dei transfer tax, eccetera, per poi parlare delle questioni concrete che riguardano per esempio lo spostamento dello staff, che coinvolge questioni di visti, di immigrazione, di professionalità in un paese che non sono considerati quello in un altro, per questioni dei flussi, si parla del piccolo artigianato e la nicchia di lusso, però che magari con i siti web non sono in grado di rispondere alle domande produttive perché ha l'atelier con quattro artigiani, a finire con anche le problematiche concrete post-Covid con i giovani in particolare che vogliono lavorare in questo settore ma da remoto, perché hanno scoperto possono lavorare da qualsiasi parte del mondo, però con le questioni relative alla fiscalità e ai contributi. Così siamo molto molto contenti di avere un'opportunità di parlare di problematiche concrete e pragmatici, e spero che questo sarà l'inizio magari di un'altra iniziativa simile in futuro che può andare a parlare, che sono questioni ovviamente molto importanti e molto estese, che può continuare a parlare di queste.
Allora, siamo con Anna Fendi, icona della moda italiana, nome che non c'è bisogno di presentare, a questo convegno sul Made in Italy e soprattutto sulla questione della narrazione. La bontà del prodotto, la qualità del nostro prodotto pare che non basta più, ci vuole anche qualcosa che attiri nuove generazioni con una narrazione adeguata. E io sono adatta alla narrazione perché sono un po' ormai la memoria storica di tanti anni di storia della moda, del nostro Made in Italy, che ha contribuito tanto anche all'economia della nostra nazione. Io penso che non c'è problema perché la moda si adegua e quindi si adeguerà ai cambiamenti che ci sono inevitabili. Diamogli la possibilità di farlo, anzi vedrà che addirittura la moda ha il potere di anticipare, è sempre in anticipo perché altrimenti non sarebbe moda ed è lo specchio dei tempi, quindi avrà la sensibilità, l'acutezza e oltretutto la grande creatività che ormai la moda italiana per questo si distingue da anni, ha raggiunto anche tradizioni più vicine alla moda prima di noi e quindi sarà senz'altro eccezionale di prevedere questo cambiamento, perché un cambiamento c'è, è inevitabile e le nuove generazioni e attraverso di loro già l'avvertiamo da tempo e quindi sarà pronta senz'altro ad intervenire con efficacia.